Amici, ma soprattutto amiche, oggi ci troviamo sempre qui sul lago di Endine perché ci è stata segnalata la presenza del campione di calcio Mauro Icardi in compagnia della moglie Wanda Nara e dei due figli Francesca e la Isabella. Vedete l'inquadratura, che vediamo se riusciamo con l'aiuto del nostro regista a inquadrare il porticciolo dell'albergo dove sono alloggiati. Vedete che ci sono le due guardie del corpo che stanno presumibilmente sorvegliando l'entrata per evitare a Mauro Icardi e alla moglie di incontrare delle persone moleste. Vedete? Facciamo anche uno scorcio della spiaggetta. Ecco qua. Vedete, siamo a bordo del nostro kayak Sevilor 5656. Vedete questa panoramica sul Monte Torrezzo. Mentre là in fondo si vede uno scorcio di Endine Piangaiano. Vedete? L'hotel che vedete là in fondo invece è l'hotel Bruxelles, dove si è sposato il Massi di Abbazia. Vedete? Anzi, per meglio dire di Alpino, ma che comunque presta servizio lì in abbazia. Adesso vediamo se la situazione si evolve, altrimenti saremo costretti a girare al largo. Vedete anche la chiesa di Endine Piangaiano. Oggi la situazione è abbastanza calma, essendo un giorno infrasettimanale. Vedete, una giornata è piuttosto sul variabile. Vedete che la gente, che evidentemente non sa che c'è Mauro Icardi qui al Kappa Beach, e quindi non affolla le spiagge come al solito. Vedete? Ecco qua, vedete anche una spiaggiante un po' sovrappeso che sta girovagando senza meta sulla spiaggetta, mentre transita anche un pullman di linea che come al solito è in ritardo. Direi che la situazione è ancora lontana dallo schiarirsi, mentre vediamo due col kayak o comunque una specie di kayak che tentano di avventurarsi sulle acque del lago di Endine. Ecco, prima di chiudere il collegamento però io direi di raccontare un po' questa cosa qui che riguarda il nostro amico Benny, che noi citiamo spesso e volentieri nei nostri filmati, che praticamente ha sparato la cazzata del secolo. Vedete, praticamente partendo da laggiù, eccola, lui con una barca, rigorosamente in alluminio però, perché l'ha richiesta lui personalmente. Adesso speriamo di riuscire a girare la camera. Ecco, dovrebbe percorrere quel tratto di lago. Vedete là in fondo, non è la fine del lago, perché poi il lago fa una curva verso sinistra. Ecco, perché il lago qui saremo da là in fondo, sarà circa un chilometro, ma poi ci sono altre, c'è ancora 4 chilometri, 5, arrivare sul fondo dall'altra parte. E praticamente il nostro Benny, senza né alte né parte, asserisce senza ombra di dubbio
che con una barca in alluminio e con altri due passeggeri a bordo, tra le altre cose, perché ha voluto ingigantire ancora ulteriormente la cosa, praticamente dice che percorre questi 6 km di lago in 8 minuti, che per chi ne sa qualcosa, insomma, anche per un motoscafo, direi che è una cosa decisamente proibitiva. Detto questo, se qualcuno vuole commentare questa impresa, è pregato di farlo appunto nei commenti e di esprimere il proprio pensiero su queste dichiarazioni di Benny, che sono decisamente fuori luogo. Bene, ci congediamo qui in attesa che la situazione si evolga e vi chiameremo quanto prima. Ciao a tutti.